Ok, allora oggi vogliamo formalizzare meglio, portare a compimento il discorso che abbiamo cominciato prima del lungo ponte, riguardo alla ricerca dei massimi e dei minimi per le funzioni di più variabili. Allora, la situazione è questa. Noi abbiamo F è definita da A a valori in R. A è un aperto di Rn, come al solito. Diciamo che K contenuto in A è un insieme compatto. Chi sono i compatti? Sono gli insiemi limitati e chiusi, come in R. In realtà andrebbe dimostrata questa cosa, perché noi l'abbiamo dimostrata solo in R. Però, diciamo, proposizione la scrivo qua, K contenuto in Rn è compatto se e solo se K è limitato ed è chiuso. Okay. Limitato che vuol dire? Vuol dire contenuto in un cubo, contenuto in meno mm alla n, no? In R è contenuto in meno mm, in un intervallo. In Rn vuol dire contenuto in insieme limitato. Questa qua, diciamo, la dimostrazione non la chiedo, se volete ve la faccio, ma non la chiedo. Diciamo dimostrazione facoltativa. La dimostrazione la faccio e poi la cancello. La faccio qua sotto. Allora, prima osservazione. Osservazione. Se m è un numero maggiore di 0, meno m elevato a n è compatto. Quindi il prodotto in realtà andrebbe bene anche se qui gli intervalli chiusi fossero diversi. Qua ho preso sempre lo stesso intervallo chiuso e ho fatto il prodotto cartesiano di meno mm con se stesso. Per quale motivo? Oppure, ma facciamolo più in generale, vediamo. R uguale a 1b1 cartesiano a 2b2 cartesiano a 3b3 cartesiano a n bn è compatto. Allora, un insieme del genere si chiama rettangolo anche se siamo in dimensione n. Si chiama rettangolo perché in dimensione 2 è un vero rettangolo. Se siamo in dimensione 1 è un intervallo. In dimensione 2 è un rettangolo. In dimensione 3 è un parallelepipedo. In dimensione qualunque si chiama rettangolo o intervallo. La terminologia si prende dalla dimensione 1 o dalla dimensione 2. Ok. Perché è compatto? Allora, prendiamo una successione. Allora, questi sono gli elementi di R, sono vettori perché hanno n coordinate. Ok? Quindi prendiamo una successione V con J, J contenuta in R. L'indice di coordinate V con J sono vettori contenuti in R n. L'indice di coordinate lo metto in alto, l'indice della successione lo metto in basso. Avremo che VJ
J1 sarà compreso tra A con 1 e B con 1, A con I, B con I sono numeri reali per tutti gli compresi tra 1 ed N. VJ2 sarà compreso tra A con 2 e B con 2, e così via, fino ad arrivare a VJN, che è compreso tra A con N e B con N. Ok? Allora, questa qui, e questo deve succedere per ogni J appartenente a N, per tutti gli indici della successione. Quindi vedete, voi avete N successioni. Chi sono queste N successioni? Una per ogni coordinata. La successione delle prime coordinate, la successione delle seconde coordinate, la successione delle terze coordinate, e così via. Ok? Adesso dovete capire solo una cosa. Questa successione qui sta in R ed è limitata. Allora, se vi ricordate, noi in R abbiamo dimostrato che se la successione è limitata, se ne può estrarre un'estratta convergente. Vi ricordate? Se ne può estrarre una che converge al massimo limite, per esempio. Allora, noi andiamo a prendere la corrispondente successione VJHH, però non solo sulle prime coordinate, su tutte le coordinate. Cioè, lo scrivo qua a destra, qui avremo VJH1 che converge a V con 1, poi avremo VJH2 che sarà compreso tra A con 2 e B con 2. Poi avremo VJHN che sarà compreso tra A con N e B con N. Lo spiego meglio. Cioè, guardiamo solo questa successione. Questa successione sta in R. Allora io posso estrarne una che converge. Converge a V con 1 che sarà compreso pure lui tra A con 1 e B con 1. Perché se tutta la successione era compresa tra A con 1 e B con 1, il limite starà in A con 1 e B con 1. E dice, vabbè, ma questo lo fai sulla prima coordinata, e le altre, diciamo, per esempio, supponiamo che qua mi rimangono gli indici J1 è uguale a 3, J2 è uguale a 7, J3 è uguale a 9, capito? 3, 7, 9. Prendo gli stessi indici, qua prendo V2, 3, 7, 9 e così via, V3, 3, 7, 9, eccetera. Cioè, e faccio l'estrazione corrispondente, la stessa estrazione la faccio anche qua. Che succede? Che sulle altre coordinate non è detto che la successione converga, no? Perché io l'ho, la successione estratta l'ho aggiustata in maniera tale che facesse convergere le prime coordinate. Le altre coordinate può non succedere nulla. Quello che però succede è che se tutta la successione era compresa tra A con 2 e B con 2, anche la successione estratta sarà compresa tra A con 2 e B con 2. La successione estratta della terza coordinata sarà compresa tra A con 3 e B con 3 e così via. Ci siamo fino a qui? Ok. A questo punto, cosa posso fare? Posso fare un'estratta dell'estratta. Questa è una successione. Vado a vedere la seconda coordinata. Questa successione è compresa tra A con 2 e B con 2. Posso fare una sua estratta in maniera tale da farla convergere? Sì, perché stiamo in R. Quindi posso dire, esiste VJHK K contenuto in Rn tale che. Allora, che succede qua se ci metto il sottoindice K? Che se la successione convergeva da con 1, quando faccio la sua estratta continua a convergere a V con 1, continua a convergere a V con 1. V2JHK convergerà a V2. V3JHK
sarà compreso tra con 3 e b con 3, q2 sarà compreso tra a con 2 e b con 2. E qua vabbè, non è ancora successo niente. Uno dice: perché fai l'estratta dell'estratta e la fai su tutte le coordinate, anche qua, e non fai due estratte per i fatti suoi? Perché non va bene se faccio due estratte per i fatti suoi, perché magari sulla prima coordinata mi rimangono solo gli indici pari, sulla seconda coordinata mi rimangono solo gli indici dispari, e non posso fare un'estratta che faccia convergere tutte e due le coordinate insieme. Invece in questo modo sì. Immaginate che avevate soltanto due coordinate. Quando facevo la prima estratta convergevano le prime coordinate, quando facevo l'estratta dell'estratta le prime coordinate continuano a convergere, le seconde pure. Chiaro? Quindi questo è il concetto, che invece di fare delle estratte per ogni coordinata bisogna fare un'estratta su tutte le coordinate che mi faccia convergere la prima, un'estratta di questa estratta su tutte le coordinate che mi faccia convergere anche la seconda. Secondo voi come si continua? Facendo un'estratta di questa estratta che faccia convergere anche la terza, e così via. Allora posso dire, lo scrivo sull'altra lavagna, lo scrivo qua così rimane non troppo distante. Procedendo, induttivamente, vabbè, induttivamente in realtà il numero di volte che lo devo fare è finito, quindi non ho bisogno di scrivere induttivamente. Procedendo in questo modo, meglio scrivere procedendo in questo modo, otterrò un'estratta l'estratta, ma non la chiamo più V, J, H, K, L, M, N, capito? Cioè, è scomodo, dovrei mettere degli ulteriori indici e non si capirebbe, in realtà il concetto si è capito. L'estratta finale la chiamo V con L, chiamiamola V con M meglio, così non si può equivocare la lettera. Chiamiamola VJ S, estratta da VJ J, tale che V J S 1 converge a V1, V J S 2 converge a V2, V J S N converge a Vn. Naturalmente V1 sarà compreso tra A con 1 e B con 1, V2 sarà compreso tra A con 2 e B con 2, fino ad arrivare a Vn, che sarà compreso tra A con N e B con N. Chiaro? Qua ho usato un'abbreviazione perché quella sarebbe stata V, J, H, K, L, M, N, tante lettere quante erano le coordinate. Se le coordinate erano 57, c'erano cioè 57 lettere. Alla fine, però, alla fine sempre un'estratta è l'estratta di un'estratta di un'estratta di un'estratta, anche fatta n volte, sempre un'estratta è. Però facendo l'estratta in maniera, come dire, nested, cioè l'estratta, l'estratta dell'estratta, l'estratta dell'estratta dell'estratta e così via, io alla fine riesco a far convergere tutte le coordi. Allora cosa posso dire? Posso dire che VJS, quando S tende a infinito, a chi converge? Converge al vettore V, che ha coordinate V1, V1. E questo che cosa mi ha dimostrato? Io ho preso una successione di elementi di R, questa qua stava in R, che era contenuta in Rn, e ho fatto vedere che una sua estratta converge
a un elemento che dove sta? Siccome tutte le coordinate sono comprese dove devono essere comprese, pure il limite sta pure in R. Quindi questo mi dimostra che gli intervalli chiusi, questo si chiama, ripeto, rettangolo intervallo chiuso, chiuso perché è il prodotto di intervalli chiusi, questo mi dimostra che gli intervalli chiusi sono compatti. Ora, se vi ricordate da analisi 1, questa qua è già fatta, perché se vi ricordate che un compatto deve essere per forza limitato e chiuso, lo abbiamo dimostrato in analisi 1 e vale per tutti gli spazi metrici. Ok? Rn che cos'è? Uno spazio metrico con la distanza euclidea. Quindi questa qua non la dobbiamo dimostrare, dobbiamo avere viceversa dimostrare che un limitato è chiuso. Se adesso prendo K limitato e chiuso, innanzitutto K limitato implica che esiste un rettangolo R contenuto in Rn tale che K è contenuto in R, e quindi K è un sottoinsieme chiuso ed R è compatto. K è chiuso, R è compatto. Allora, se vi ricordate, un sottoinsieme chiuso di un insieme compatto è compatto. K è chiuso per ipotesi e K è limitato. Se è limitato è contenuto in un rettangolo come quello di prima, ma un rettangolo come quello di prima è compatto. Allora, un sottoinsieme chiuso di un insieme compatto, questo l'abbiamo dimostrato nello stesso teorema di analisi 1, se vi ricordate, o nel suo teorema subito dopo. Abbiamo dimostrato che i compatti sono sempre limitati e chiusi, poi i sottoinsiemi chiusi di compatti sono compatti, e infine dimostriamo che gli intervalli chiusi in R erano compatti, per finire l'equivalenza. Ora, l'equivalenza c'è anche in Rn, perché? Perché i rettangoli chiusi in Rn sono compatti pure loro. Ok? Ok. Oh. Il problema, se la dimensione non fosse finita, se avessi uno spazio anche metrico o anche vettoriale metrico, ma con la dimensione non finita, questo discorso non funzionerebbe. Non funzionerebbe, ok? Quindi, però, se la dimensione è finita, sostanzialmente non, non cambia nulla rispetto all'analisi 1. Ripeto, la dimostrazione l'ho fatta, ma è facoltativa, la chiederò soltanto a chi vuole studiarsi. Se non ve la volete studiare, la cosa importante che vi dovete ricordare, questo sì, assolutamente, che un insieme compatto in Rn non cambia nulla quando? Quando il limite è chiuso. Basta. Se la dimensione è non è finita, la cosa non funziona. La cosa non funziona perché sarà un problema della distanza che si può mettere sugli spazi di dimensione infinita. Per esempio, prendete la buccia della sfera unitaria. Ora, cos'è la buccia della sfera unitaria? Dipende in che dimensione stiamo. In dimensione 1 sono la sfera unitaria, intervallo meno 1, 1 e sono due punti. È un compatto? Sì, è limitato e chiuso. In dimensione 2 è la circonferenza, è compatto? Sì, è limitato e chiuso. In dimensione 3
è la superficie sferica usuale. È compatto, sì, sono tutti quanti limitati e chiusi. Se fossimo in dimensione infinita, tra virgolette, quindi avessimo una cosa con infinite coordinate, vedremo che è possibile. Mettendo una metrica, la metrica più semplice che si possa mettere, io prendo questa buccia, ho tanti vettori che sono tutti di norma 1. Qual è la buccia? I vettori di norma 1. Allora potrei avere una successione di vettori di norma 1 che non è un'estratta, ma lei tende al vettore nullo. Ma il vettore nullo non è di norma 1. Ok? Normalmente la norma è continua. No? Dipende appunto dalle definizioni che si vanno a dare. Adesso questo discorso non lo voglio approfondire, non voglio mettere altra confusione. Quello che vi voglio però sottolineare è che in dimensione, fino a che dalla dimensione 1 saliamo di dimensione a dimensione 2 o 3, che le possiamo ancora vedere, ma anche 4, 5, 6, 7 non le possiamo vedere, però i vettori in algebra lineare abbiamo imparato a trattare, non cambia nulla. Quali sono i compatti? Qual è la metrica? La metrica è quella euclidea, l'abbiamo vista nelle passate lezioni. E quali sono gli insiemi compatti? Illimitati e chiusi. Ok? Perché è importante tutto ciò? Ok. Adesso fatemi cancellare questo, la dimostrazione, solo la dimostrazione. Quindi questa proposizione adesso la diamo per buona, in realtà l'abbiamo anche dimostrata, però non è obbligatorio sapere la dimostrazione, è obbligatorio però sapere l'enunciato. Ok, detto questo, allora, noi supponiamo adesso che F sia di classe C0 su K. Quindi F, essendo definita su A, F è anche definita da K a valore in R ed è continua su tutto K. Qual è la situazione? Funzione continua su un insieme compatto. Oh, qualche volta ci capiterà che l'aperto più grande manco lo troviamo. Tecnicamente noi, per come abbiamo visto le cose fino a mo', sarebbe meglio avere una situazione di questo genere. Però, diciamo, altrimenti dovrei raffinare le definizioni. Però in qualche caso capiterà che non c'è, però le cose funzionano lo stesso. Comunque, riferiamoci a questo caso qui, perché in questo caso qui abbiamo dato tutte le definizioni per bene. Allora, è solo un fatto tecnico. Comunque, in ogni caso abbiamo una funzione continua su un insieme compatto. Funzione continua in insieme compatto, quale diagramma scatta? Weierstrass. Teorema di Weierstrass. Cosa mi dice? Esiste x1 e x2 appartenenti a k, tali che f di x1 è minore o uguale di f di x, che è minore o uguale di f di x2, per ogni x appartenente a k. Quindi una volta, il concetto è che una volta che abbiamo una funzione continua su un compatto,
ci sta sempre il massimo e ci sta sempre il minimo. Oh, questi punti non sono unici. Per esempio, se la funzione su K è costante, sono tutti i punti di massimo e tutti i punti di minimo. Questo qua è un problema che anche in analisi 1 era così. I punti di massimo e di minimo non sono necessariamente unici. Questo termine dice esistono, mica dice sono unici. Però il valore massimo e il valore minimo, questi sì che sono unici. Che se al massimo vale 7, vale 7. Chiaro? Bene. Dice, ma quale teorema di Weiss va solo in dimensione 1? No. Il teorema di Weiss vale ogni volta che ho una funzione continua su un insieme compatto. L'insieme è compatto anche se siamo in R, è limitato e chiuso. La funzione è continua là sopra. Esiste massimo, esiste minimo. Ok? Ok. Adesso dobbiamo capire come si trovano questi massimi e questi minimi. Ecco, adesso c'è un teorema che è analogo a quello di Fermat. Allora, diamo prima una definizione. Chiamiamolo x con 0 appartenente a k, si dice di massimo o minimo locale per f o relativo è la stessa cosa, o locale o relativo per la funzione f se solo se per definizione esiste un intorno di x con 0. Intorno rispetto a che? Rispetto alla metrica che abbiamo. Se stavamo in R rispetto alla metrica euclidea in R, stiamo in R rispetto alla metrica euclidea in R. Tale che f di x con 0 sia maggiore o uguale di f di x per ogni x appartenente a u di x con 0 intersecato k. Ovviamente se invece di massimo è minimo ci va meno uguale. Ok, quindi massimo locale, localmente. Perché vedete, quando io mi restringo all'intorno sto vicino a x con 0. Oppure relativo, perché relativo? Relativo all'intorno. Nell'intorno è il massimo, fuori dell'intorno magari no. Però attenzione che devo sempre stare in k. Lo vedete qua, intersecato K. Allora, questa condizione qua, ovviamente, qual è il ragionamento che si va ad adottare adesso? Il ragionamento è il seguente. Se un punto è di massimo o di minimo assoluto, questi sono minimo assoluto e massimo assoluto, deve essere per forza anche di massimo o di minimo relativo. Perché per esempio, se prendiamo uno di voi, quello che di voi ha l'altezza massima assoluta qua dentro, anche se prende il suo gruppetto di amici che stanno in questa classe qua, pure è sempre più alto di tutti. Quindi il concetto è esattamente quello di analisi 1. Prima si trovano i punti di massimo minimo relativo, poi se sono un numero finito, tra quelli si vanno a scegliere il massimo assoluto e il minimo assoluto. Ecco, quale cose si complicano? Come si fa a trovare questi punti di massimo e di minimo relativo? Allora, il primo teorema che dobbiamo andare a vedere è l'analogo del teorema di Fermat. Che diceva il teorema di Fermat? Che diceva il teorema di Fermat? Che diceva il teorema di Fermat?
In analisi 1 che diceva? Diceva che se la funzione era, se x con 0 era un punto interno, ci voleva interno, e se la funzione in quel punto era derivabile, e se era un punto di massimo e di minimo relativo, la derivata quanto faceva? Ah, questo lo ricordavo, finalmente. Chiaro? Però vi ricordate benissimo anche, che ci ho insistito tanto, che se non era derivabile la funzione, poteva esserci un punto di minimo assoluto o anche relativo, quindi per esempio la funzione valore assoluto in 0 c'è il punto di minimo dove la funzione non era derivabile. Non solo, prendiamo la funzione x tra 0 e 1, il minimo è 0, il massimo è in 1, la derivata vale sempre 1. Per quale motivo funzionava anche qui? Perché i minimi e i massimi non erano interni, quindi sulla frontiera già avevamo capito che questo non valeva. Però lì il problema non era grave, perché la frontiera di... normalmente noi andavamo a considerare non compatti troppo generici, ma intervalli chiusi o unioni di intervalli chiusi. Un'unione finita di intervalli chiusi ha un numero finito di punti di frontiera. Quindi la frontiera quanti punti ci aveva? 1, 2, 5, 7, 10, insomma, un numero finito. Quindi io prendevo, per esempio, se prendiamo il caso di un intervallo chiuso AB, io prendevo la mia funzione continua, supponevo che era pure derivabile, prima andavo a vedere i punti stazionari interni, cioè dove la derivata faceva 0, perché era condizione necessaria perché fossero massimo e minimo relativo, poi ci aggiungevo A e B, venivano fuori 7 punti, mi calcolavo tutti e 7 i valori della funzione, il più grande era il massimo assoluto, il valore massimo assoluto, il più piccolo era il valore minimo assoluto. Era facile. Qual è il problema? Adesso faccio un piccolo disegno per farvi capire qual è il problema adesso. Allora, supponiamo che noi abbiamo, allora questo è A, dentro A ci sta K, questo è K, K l'ho disegnato con la linea continua per far capire che è chiuso, siamo in R2, eh? Perché altrimenti il disegno è più complicato, se in R3 è più complicato da fare, in R4 non lo posso proprio fare. Quindi stiamo in R2, non stiamo parlando di cose complicate. Adesso io ho una funzione f che mi prende i punti di k e me li porta in R. Qua andiamo a finire in R. Ok? Allora devo andare a vedere dove stanno i massimi assoluti e dove stanno i minimi assoluti. Allora, come si fa? Qual è il problema? Allora, anche qui dovremmo distinguere la situazione interna nell'interno di K sulla frontiera di K. Qual è il problema? Chi è la frontiera di K? Lo capite benissimo, la frontiera di K sono tutti questi punti qua. Quanti sono? Sono infiniti. Quindi nel momento in cui io avessi stabilito quali sono i punti stazionari interni, che vedremo magari saranno un numero finito, diciamo che sono 3, e ho risolto il mio problema? No, sono ben lontano dal risolvere, perché il massimo assoluto potrebbe stare qua, qua, qua oppure su tutta la frontiera. Se sta dentro, bene, ma se sta sulla frontiera? Sono ancora infiniti punti. Allora dovete capire bene che cercare il massimo e il minimo all'interno è un fatto, e si può anche stabilire se questo massimo o minimo, cioè se questo punto stazionario all'interno sia un massimo o un minimo, un punto zero locale, però non lo sappiamo se è assoluto, ok? Sotto certe ipotesi. Sulla frontiera è un altro paio di maniche. Ora adesso noi prima facciamo la situazione all'interno, poi sicuramente facciamo pausa perché avremo finito l'ora, e poi la situazione sulla frontiera la cominciamo ad analizzare, ma non abbiamo ancora tutti gli strumenti per poterla analizzare compiutamente. Qual è il problema? Problema che sulla frontiera
me la cavo bene se questa frontiera la riesco a parametrizzare. Se non sono in grado di parametrizzarla, magari ho l'equazione che mi dà la frontiera, però questo mi dà luogo a un altro metodo che si chiamerà metodo di moltiplicatore di Lagrange, ma questo lo dovremo vedere più in là. Dobbiamo capire prima bene dentro, perché se non capiamo cosa succede dentro, a maggior ragione sarà più complicato e difficile capire ciò che accade sulla frontiera. Ok, allora il teorema, l'analogo del teorema di Fermat è questo. Allora, abbiamo K contenuto in A. Allora, questo è compatto, questo è aperto. Scrivo compatto, ma basterebbe scrivere chiuso e limitato, no? Per quello che abbiamo detto prima. Che sta in Rn. Allora, come ipotesi, ci metto che F sia C1 di A. Oh, questa ipotesi è sovrabbondante, potrei scalarla un po', però non c'ho voglia di scalarla. Perché? Perché molto spesso questo dobbiamo controllare, se la funzione è di classe C1. Quindi, il teorema non è ottimale, in altre parole. Poi, supponiamo che x con 0 sta nella parte interna di k ed è massimo oppure minimo della t. Queste sono le ipotesi. Come vedete sono perfettamente analoghe al teorema di Fermat. La funzione, vabbè, è c1, un po' meglio che derivata, perché in più dimensioni per queste cose mi basterebbero le derivate, mi basterebbero le derivate parziali, però in realtà io voglio che la funzione sia c1, se no poi tante altre cose non le posso fare, quindi scrivo c1, è un'ipotesi sovrabbondante, ma va bene così. Prendiamo un punto di massimo minimo relativo interno, come nel teorema di Fermat. Se siamo sulla frontiera, quello che sto scrivendo non vale. Qual è la conclusione? Qual è la tesi secondo voi? Qual è la conclusione di una variabile? Che la derivata vale a 0. E qual sarà la conclusione qui? Gradiente di F. Gradiente di F del punto x con 0 è uguale al detto di F. Allora, la dimostrazione è facilissima, è una riga. Dimostrazione. Consideriamo la funzione. Allora, fissiamo un ni, una direzione. Consideriamo la funzione g di t uguale f di x con 0 più t ni. Poi noi sappiamo che esiste un delta tale che la sfera di centro x con 0 e di raggio delta è contenuta in U, dove allora, sia U tale che F di x con 0, la dimostrazione la faccio nel caso del massimo, sia U di x con 0 tale che F di x con 0 è maggiore o uguale di F di x per ogni x appartenente a U intersecato a U di x con 0. Qua è inutile mettere intersecato k, perché l'intorno posso supporre che sia contenuto in k, perché k è il punto è interno. Quindi se l'intorno lo prendo, se era troppo grande che esce fuori di k, lo prendo un po' più piccolo. Allora, cosa posso dire? Che la funzione g di t è definita sicuramente per t compreso tra meno delta e delta. Faccio la figura. Allora, qua c'era x con 0. Qua c'è la b di x con 0 delta. B di x con 0 delta sta dentro u. Dentro u il valore della funzione al massimo, il massimo lo ce lo raggiunge in f di x con 0. Chi è
Allora, questo è x con 0, questa è la direzione ni, qua ci sta x con 0 più t ni. Che succede? Che quando t è compreso tra meno delta e delta, quando t è compreso tra meno delta e delta, allora x con 0 più t ni in generale cosa parametrizza? Parametrizza la retta che passa per x con 0 e che si muove in direzione ni. Questo l'abbiamo studiato in algebra lineare. Però quando è che esco da questa sfera? Se vi fate un attimo il calcolo, capite che fino a t compreso tra meno delta e delta rimanete nella sfera, perché quando t è uguale esattamente a delta, fate la differenza con x con 0, rimane t ni, andate a fare la norma, viene il valore assoluto di t per ni, che a meno delta a delta fa esattamente delta. Quindi quando t è uguale a meno delta e quando t è uguale a delta sono esattamente sulla bordo della sfera, sulla frontiera della sfera. Altrimenti in R2 sto sulla frontiera del cerchio. Per t minore di delta in valore assoluto sto dentro, per t maggiore di delta sto fuori. Allora che cosa succede? Che questo, allora, questa funzione com'è? È di classe C1, perché è una composta di funzioni di classe C1. Ok? Poi vabbè, questo non l'abbiamo ancora dimostrato, non abbiamo dimostrato solo che la composta di funzioni continua e continua. Però poi vedremo che va bene anche per le funzioni di classe C1. Questa è una funzione di una variabile. Dove ce l'ha il massimo G? G ha, lo scrivo un po' più a destra così c'entra, G ha un massimo locale o relativo in 0. Quindi G' di 0 quanto deve fare? Quanto deve fare G' di 0? Per il teorema di Fermat deve fare? No, vettore nullo. Questa è funzione di una variabile. 0. Ma chi è G' di 0? Se andate a scrivere linea rapporto incrementale in 0, chi è? Esattamente la derivata direzionale rispetto alla direzione ni. Quindi la derivata di f rispetto alla direzione ni, calcolare x con 0, deve fare 0. Fine la dimostrazione. Perché è finita la dimostrazione? Perché basta prendere, questo deve valere per tutte le direzioni. Quindi in realtà abbiamo dimostrato di più di quello che chiedeva il teorema. Questo perché siccome la funzione è C1, sicuramente ci stanno tutte le derivate direzionali e le derivate direzionali devono fare tutte 0. Per capirci, immaginate che voi vi stiate muovendo, questa è una funzione di R2, questa sta al di sotto del cocuzzolo di una montagna. La montagna è il grafico della funzione. Allora, se io mi muovo, il punto x con 0 è il cocuzzolo, è quello che sta sotto al cocuzzolo della montagna. Allora, quando mi muovo in qualunque direzione, cosa faccio localmente vicino a questo punto di massa? Quando arrivo a x con 0 salgo e poi dall'altra parte scendo. Cioè voi potete stare vicino alla cima della montagna, immaginate che sia, la funzione deve essere C1, quindi immaginate una cima liscia, non una cima con le punte. Però, allora, se una cosa liscia, immaginate una scodella messa al contrario, voi in qualunque direzione vi muoviate, allora cosa succede? Da questa direzione prima salgo e poi scendo, in quest'altra direzione prima salgo e poi scendo, l'altra direzione prima salgo e poi scendo, è sempre la stessa cosa. Quindi in ogni direzione, quando t è uguale a 0, c'è il massimo. Quindi g' di 0 deve fare sempre 0, ma chi è g' di 0 è la derivata direzionale rispetto alla direzione ni. Quindi tutte le derivate direzionali fanno tutte 0. In particolare il gradiente è nullo, perché il gradiente è fatto delle derivate rispetto alle direzioni degli assi principali. È chiaro fino a qui? Quindi sostanzialmente, almeno per adesso, poi andiamo a vedere come capire se il punto è, perché questo è solo un'implicazione, il punto, abbiamo già visto, dei punti in cui il gradiente è nullo possono anche essere punti seri. Abbiamo già visti, almeno nel caso delle
delle funzioni che sono polinomi di due variabili. Ok? Quindi, per adesso la situazione è questa, cioè sussiste l'analogo del teorema di Fermat. Cioè, una funzione, abbiamo una funzione definita su un compatto, che cosa cambia? Il compatto è sempre chiuso e limitato, la frontiera sono infiniti punti, perché siamo in dimensione maggiore di 1, e questa è la sostanza che cambia. Però, se io ho un punto di massimo minimo relativo interno, in quel punto di massimo minimo relativo interno, il gradiente deve essere 0. I punti dove il gradiente è nullo si chiamano stazionari. Naturalmente la funzione, come per ipotesi, deve essere C1, non solo C0, perché sennò abbiamo dei problemi con le derivate, ma più in generale di differenziabilità. Chiaro? Quindi, condizione necessaria perché un punto di massimo e di minimo relativo interno sia che un punto sia di massimo e minimo relativo interno è che il punto sia stazionario. Che significa stazionario? In una dimensione derivata a nulla, in più dimensioni gradiente nullo. Questa è la condizione. Questi punti spesso e volentieri sono in numero finito, non sempre, ma spesso e volentieri sono in numero finito. Quindi fino a qua il problema, poi ci sono, in più dimensioni ci saranno le eccezioni, anche in una dimensione c'è un'eccezione, però in più dimensioni può capitare più facilmente. Ci può essere il caso, per esempio, che voi ci avete i minimi tutti su una linea, può capitare. Se ci cominciamo, diciamo, prima si impara a camminare, poi si impara a correre, quindi cominciamo a capire questo in molti casi risolve il problema all'interno, perché tu ti trovi 3 punti, 5 punti, sai che quelli sono i punti stazionari. Se la funzione C1 scrive le derivate, fa il sistema gradiente uguale a 0, te lo risolvi, se si può risolvere, o a volte si può risolvere in maniera approssimativa, ci sono tanti metodi anche numerici per risolvere sistemi di questo tipo, adesso i computer fanno cose miracolose, e quindi sai che in quei punti ci stanno i massimi e i minimi relativi interni. Però ci potrebbero stare anche i punti serio, quindi l'unico problema che è rimasto, cioè punti che non sono di massimo e di minimo relativi. Allora, quindi l'unico problema che è rimasto all'interno, il problema all'interno è risolto al 70%, rimane il discorso di distinguere tra i veri punti di massimo e minimo relativo e quelli che non lo sono, sono stazionari ma sono per esempio quelli che chiameremo punti serio. Ok? E questo qua lo facciamo nell'ora seguente. Adesso ci fermiamo 5 minuti.